ci troviamo a Betralla, oggi è l'11 settembre del 2008 e continua ancora la saga dell'acqua. Come si può vedere la fontana funziona magnificamente, c'è una solita vistosissima perdita che, come si vede, scende lungo tutta la piazza e va a finire dietro il caseggiato, insomma, poi scivola giù nel vicolo, voi non potete vederlo, ma scende in maniera piuttosto copiosa. Adesso mi sposto verso la cucina del nostro appartamento, dove sto cercando di mettere insieme una cena che naturalmente ho allestito con queste bottiglie d'acqua che, come al solito, ho raccolto alla fontanella, che funziona benissimo. Ci sono ancora i piatti di ieri sera, che naturalmente non siamo riusciti a fare i piatti, e questa è l'acqua che c'è questa sera. Non è sufficiente per farsi una doccia, sono le 9:30, io sono uscita questa mattina di casa che erano le 8, le 7:30, insomma giù di lì, e questa è l'ora in cui io torno a casa. Fa caldo, 11 settembre a Roma, e questa è l'acqua che scorre dal rubinetto della cucina. Adesso andiamo a fare un giro nel bagno del nostro appartamento. Eccoci nel bagno e vediamo qui che cosa succede, perché insomma magari la situazione potrebbe essere migliore. Naturalmente questa è l'acqua calda, si vede, no, che è l'acqua calda, e adesso andiamo a vedere la caldaia, che naturalmente rimane spenta perché non c'è possibilità alcuna che la caldaia parta con quel goccino ridicolo di acqua. Questo è tutto per l'11 settembre. Mi piace però chiudere così, dando uno sguardo alla piazza.